subito il benvenuto al nostro ospite per fare il punto, Gianclaudio Torlizzi, founder di T-Commodity. Buongiorno, ben ritrovato sulle fonti. Buongiorno, grazie dell'invito. Ecco, innanzitutto vorrei iniziare appunto con tutto ciò che scrive il WSJ, ovviamente nella Bibbia, per quanto concerne i mercati a livello globale. Critica Draghi pesantemente sull'approccio nei confronti della Russia, però invece noi ci troviamo in Europa, ovviamente il conflitto è proprio qua in Europa e di conseguenza l'Europa sarà più colpita in caso di un conflitto ancora più violento da ciò che abbiamo visto negli ultimi giorni. Quali sono i rischi concreti per l'Italia in termini di catena di approvvigionamento e non solo per l'Italia, anche in Europa? Ma sì, allora c'è da fare una premessa prima, che l'attacco del Wall Street Journal è assolutamente gratuito, perché sostanzialmente la grande debolezza energetica, la vulnerabilità europea nei confronti della Russia è stata fortemente aggravata dalla decisione di Bruxelles, in qualche maniera vidimata anche da Washington, di non perseguire il progetto dell'EastMed, cioè del gasdotto che avrebbe dovuto portare fino a 20 miliardi di metri cubi annui dai bacini israeliani e ciprioti anche verso l'Italia, in favore invece del Nord Stream 2, che è stata una decisione fondamentalmente egoistica da parte della Germania, che crea oggi un problema enorme di carattere geostrategico nei confronti della Russia, perché se oggi l'Unione Europea non potrà in realtà avallare sanzioni particolarmente pesanti nei confronti della Russia, è a causa della politica energetica intrapresa dal governo Merkel negli ultimi anni, che non solo ha reso ancora più forte il legame con la Russia sul fronte del gas, ma ha anche ridotto fortemente l'energia, il contributo che arrivava dall'energia nucleare. Quindi, tanto per così mettere i puntini sulle i. Poi, per quello ovviamente che riguarda il discorso dell'approvvigionamento, come tu giustamente evidenziavi, i rischi sono particolarmente forti. Sappiamo che ovviamente l'Unione Europea dipende per il 35% da gas russo, ma non c'è solamente il gas, c'è ovviamente anche il petrolio, e quindi una materia prima fondamentale per il settore della chimica, e c'è tutta la parte relativa ai metalli e agli acciai. Per quello che riguarda gli acciai, la Russia in particolare negli ultimi mesi ha contribuito a spingere al ribasso i prezzi nel comparto siderurgico, quindi nel caso in cui ci dovessero essere delle interruzioni, anche il comparto dell'acciai inizierebbe a registrare dei rincari. E poi c'è la parte specifica sui metalli preziosi e metalli industriali. I metalli di base, in particolare alluminio e nickel, sono quelli che risentirebbero in misura maggiore di eventuali restrizioni legate a potenziali sanzioni, e la memoria di noi operatori è ancora forte rispetto a quanto accadde nel 2018, quando gli Stati Uniti applicarono delle sanzioni nei confronti della Rusal, che incide per la produzione mondiale per circa il 6%, e in pochi giorni il prezzo dell'alluminio balzò del 30% fondamentalmente. Quindi abbiamo una criticità relativa anche ai metalli di base e poi a tutta la filiera dei metalli preziosi, tra cui platino, palladio, titanio, che è un'altra materia prima fondamentale per il comparto dell'aerospazio. Quindi siamo oggettivamente in una situazione di grande criticità. Assolutamente sì, e come hai sottolineato non si tratta più soltanto di gas naturale, nemmeno petrolio, ma tantissime altre soft commodities. Intanto però vorrei far vedere ai nostri telespettatori, attualmente il prezzo del Brent sta carezzando i $99 che ha toccato precedentemente, attualmente a 98,89. Considerando la situazione, considerando che molto probabilmente la Russia non si renderà più, diciamo, disponibile una risoluzione del conflitto non militare, che cosa significa ciò per i prezzi, e soprattutto se dovessimo avere il petrolio sui livelli attuali, che sono francamente molto elevati, che cosa significa per l'inflazione nel medio e lungo termine? Ovviamente, allora, il discorso qual è? Il discorso è che sono due discorsi da fare. Il primo è che il mercato fino a pochi giorni fa riteneva molto improbabile un'escalation militare. Quindi c'è oggi una questione di dover prezzare sulle quotazioni delle materie prime e dei mercati azionari, ovviamente,
l'ipotesi di un conflitto militare. Questo non vuol dire che avverrà necessariamente, ma come rischio va apprezzato. E su questo già ne parlammo l'ultima volta che appunto avevamo avuto occasione di parlarci, dicendo come in effetti il mercato fosse un po' troppo compiacente sul rischio di un'escalation militare. Quindi c'è una prima riflessione da fare su questo. La seconda, sul fatto che comunque adesso questo braccio di ferro, questa tensione è destinata a durare ancora per molto tempo. Questa non è una crisi che potrà risolversi in pochi giorni, perché la Russia fondamentalmente chiede tanto in realtà da un punto di vista geostrategico, quindi le negoziazioni saranno molto intense, saranno piuttosto calde anche, e quindi per molte settimane i mercati dovranno far fronte con questo rischio. Terzo punto, che è quello a cui tu accennavi, ovviamente poi le conseguenze sul fronte poi economico. È chiaro che in un contesto attuale in cui le scorte sulla maggior parte delle materie prime sono già sui livelli minimi, ulteriore tensione sul fronte geopolitico non farà altro che spingere ulteriormente a rialzo i prezzi, e questo porrà per le banche centrali un problema che si andrà a sommare ai già enormi problemi con cui dovevano confrontarsi finora, perché da un lato c'è chi dice che davanti al rischio di un conflitto militare le banche centrali potrebbero anche interrompere adesso la fase di restrizione monetaria, ma è chiaro che davanti a una ulteriore rialzo, incremento delle pressioni inflazionistiche, prima o poi le banche centrali dovranno comunque rimettere mano alla politica monetaria. Quindi anche qui la reazione pavloviana del mercato, eventualmente, di reagire positivamente davanti a un'interruzione della fase di restrizione monetaria, così come è successo tante volte in passato, oggi non è più valida, perché oggi abbiamo un contesto inflazionistico molto più pesante rispetto a quanto invece vigeva fino all'era pre-Covid. Quindi secondo me avremo comunque una grande volatilità, in particolare sui mercati azionari. Il buy on the dip cieco, secondo me, verrà accantonato. Tra i grandi beneficiari, in una sorta di circolo vizioso o virtuoso, ovviamente dipende da che parte del mercato uno sta, trarrà beneficio di questa situazione, trarranno beneficio le materie prime, perché verranno viste anche da un punto di vista finanziario come un inflation hedge, cioè un'assicurazione nei confronti delle crescenti pressioni inflazionistiche. Assolutamente sì, senz'altro abbiamo visto anche la corsa dell'oro in queste ultimissime giornate. Nel frattempo semplicemente vorrei capire se c'è un po' di leva per l'Unione Europea, considerando il fatto che in termini di risposta, in termini di sanzioni, specie per il comparto energetico, considerando il fatto che stiamo vedendo il TTF comunque a 77 euro a megawatt l'ora, oggi a rialzo quasi del 5%, tantissima volatilità anche sui futures del gas naturale, però nello stesso tempo sta terminando, diciamo, la stagione più cattiva sotto questo punto di vista, cioè l'inverno, o comunque le preoccupazioni rimangono? No, le preoccupazioni sono strutturali, perché anche se l'inverno sta volgendo al termine, anche se in realtà manca ancora un mese abbondante e quindi tutto può accadere, ma al momento le scorte di gas sono tornate in linea con la media degli ultimi 5 anni, quindi l'allarme nell'immediato per il momento è passato. Ovviamente adesso dovremo vedere se ci saranno delle restrizioni dei flussi dall'Ucraina in particolare nei prossimi giorni, che farebbero ovviamente sballare nuovamente il quadro. Poi la seconda questione, come tu giustamente evidenziavi, è il futuro. Il futuro ovviamente dipenderà da quanto i paesi europei riusciranno a stoccare gas durante la stagione estiva, che è la stagione appunto di ricostituzione delle scorte. Ora, il punto qual è? Il punto è che noi già veniamo da un lungo periodo in cui i flussi dalla Russia sono stati fortemente ridotti, quindi non si capisce in realtà quanto l'Unione Europea riuscirà effettivamente a ricostituire a un livello sufficiente il livello delle scorte. C'è chi dice che potremmo fare maggior affidamento al gas liquefatto che giunge dagli Stati Uniti, ma gli Stati Uniti, ricordiamolo, stanno già pompando alla massima capacità produttiva, e poi anche in questi ultimi 2 mesi in cui il prezzo del TTF si è raffreddato, vuoi per il meteo favorevole,
vuoi un po' per gli arrivi di gas dagli Stati Uniti, si è verificato in un contesto in cui i buyer cinesi erano assenti dal mercato. Oggi, dagli ultimi giorni, si sta invece riassistendo alla nuova entrata sul mercato degli operatori cinesi. Tant'è vero che il gas in Cina sta già tornando a salire. Quindi, in un contesto di accresciuta competizione per il poco gas liquefatto che oggi c'è sul mercato, i buyer europei dovranno appunto confrontarsi con i loro competitor cinesi. Questo comporterà un innalzamento al di sopra, secondo me, delle medie stagionali del gas anche durante la stagione estiva, e quindi potrà compromettere poi effettivamente una ricostituzione delle scorte in linea con la media degli ultimi 5 anni, a settembre, quando ripartirà poi la stagione invernale. Quindi, a mio modesto modo di vedere, non siamo affatto usciti dalla crisi energetica, e credo che sia anche pericoloso alimentare tra le imprese e tra i consumatori una falsa aspettativa secondo cui il peggio sarebbe passato, come invece si è letto negli ultimi giorni. Questo punto era molto importante. Nel frattempo ribadisco tutto ciò che abbiamo saputo venerdì scorso, poi con una conferenza stampa particolare, perché Draghi ha lanciato forse più frecciatine nel corso della conferenza stampa, però abbiamo visto nuove misure per calmierare i prezzi, stiamo parlando del caro bollette, e nel frattempo una misura probabilmente che può essere considerata anche strutturale, cioè l'aumento della produzione di gas italiano, e c'è all'interno dell'Italia, innanzitutto ovviamente utilizzando giacimenti che erano chiusi per tanto tempo, rinnovandoli immagino e mettendoli in moto nuovamente. Volevo semplicemente chiederti un parere sotto questo punto di vista, e come questo approccio è congruente con le politiche green dell'Europa, perché se andiamo, non lo so, 2 trimestri fa il gas non era energia pulita, poi ultimamente è iniziato a rientrare all'interno della tassonomia, se vogliamo dire così, o almeno c'è stato un desiderio di farlo entrare insieme al nucleare. Come si trova un equilibrio tra l'aumento della produzione nazionale e la tassonomia europea? Allora, secondo me in questo momento le preoccupazioni relative all'energy security devono superare qualsiasi tipo di preoccupazione sul fronte ambientale. Questa è la mia personalissima opinione. Sul fronte della produzione nazionale è benvenuto il piano del governo di arrivare al raddoppio della produzione di gas, tenuto conto che il 2021 si è chiuso con una produzione, se non erro, di 3 miliardi di metri cubi, quindi comunque molto, molto bassa, che andrebbe a incidere in minima parte rispetto ai consumi italiani, che sono di circa 70 miliardi di metri cubi. Quindi, anche se volessero raddoppiare e portarlo a 6, che sarebbe già un grande risultato, comunque l'impatto non sarebbe enorme. Quello che c'è da fare, secondo me, nell'immediato è riattivare i contratti di fornitura di lungo termine con i paesi del Mediterraneo. L'Italia è nel bacino del Mediterraneo, ha davanti a lei un parco di fornitori di prim'ordine. Se noi lo scorso anno non siamo finiti in una crisi energetica ancora più forte, lo dobbiamo all'Algeria, che è stata un'importantissima fornitrice di gas. Quindi l'Italia, secondo me, deve proseguire su questa strada, appunto intessendola tutta una serie di rapporti di lungo termine con Egitto, con Israele, con l'Algeria stessa, quindi con tutti quei paesi che oggi sono in grado di allentare la morsa dal gas russo. Seconda poi mossa è quella di fare a Bruxelles pressioni affinché tutti i paesi europei si dotino di quelle normative di stoccaggio che oggi vigono in Italia. Cioè, anziché portare avanti il discorso delle scorte comuni, che non servirà a nulla, se si vuole veramente allontanare o comunque ridurre il rischio sul fronte dell'energy security, è importante che tutti i paesi, Germania inclusa, adottino le stesse normative dell'Italia, che su questa è all'avanguardia e ha dimostrato che persegue un modello che assolutamente funziona. Se pensiamo, come giustamente evidenziavi anche tu prima, che oggi le scorte di gas in Italia sono comunque su livelli più alti rispetto alla maggior parte dei paesi europei. Poi, la tua domanda su come si raggiunge un equilibrio con il green, il punto è che qui veniamo sempre al solito discorso, cioè può l'Europa
perseguire in maniera autonoma un'agenda green particolarmente ambiziosa quando il resto del mondo va in un'altra direzione? Cioè, nel momento in cui la Cina riapre totalmente le miniere di carbone per 200 milioni di tonnellate per raffreddare e per stroncare fondamentalmente la crisi energetica che è avvenuta la scorsa estate, che senso ha o quanto senso ha effettivamente perseguire una politica di riduzione delle CO2 fortemente ambiziosa? Io sono per una transizione energetica, ma una transizione non deve essere portata avanti, non deve essere violenta, non è un qualcosa che tu puoi implementare in pochi anni. C'è bisogno di una gradualità in questo. E secondo me, anche se io poi notoriamente non sono affatto filocinese, anzi, però riconosco che nella gestione del dossier energetico Pechino è stata la più pragmatica per il momento, perché oltre a perseguire comunque politiche di incentivo di tutto quello che è legato all'elettrificazione, all'idrogeno, persegue anche nucleare, persegue sviluppo di regassificatori e persegue poi anche lo sviluppo del carbone. Ora, in Europa posso capire che il carbone possa dare fastidio, ma anche perché poi solamente Polonia alla fine segue un po' quella strada, ma non vedo perché in Europa non si debba ripercorrere a livello generale l'aumento della produzione generalizzata di gas, dato che negli ultimi 10 anni, se non ricordo male, la produzione di gas in Europa è scesa del 50%, quindi fondamentalmente dobbiamo, secondo me, adottare tutti quanti un atteggiamento più pragmatico, perché se si persegue in maniera troppo zelante dei piani ambientali rischiamo di produrre dei danni veramente enormi sulla nostra economia. Allora, proprio in un flash, ultimissima domanda, quindi possiamo attenderci che i prezzi rimarranno elevati? Come stavo dicendo, il Brent sta accarezzando i $99 per barile, stiamo vedendo in questi ultimi istanti anche il TTF, cioè la quotazione del gas naturale in Olanda, a rialzo del 5%, però se dovessimo dare uno sguardo di medio termine, se vogliamo, i prezzi rimarranno elevati a tuo avviso? Assolutamente sì, noi siamo ormai in un nuovo paradigma in cui queste tensioni geopolitiche sono solamente un po', uno dei tanti driver che messi insieme andranno a esercitare un'azione di rialzo sul comparto delle materie prime. Ovviamente questi disordini e delle fasi anche di congestione, di ipercomprato che ciclicamente hanno luogo, daranno poi vita a della volatilità molto forte, ma rimarremo a mio avviso sempre in un'ottica di un trend rialzista destinato a durare tra i 2 e 3 anni ancora, a mio avviso. Gian Claudio Torlizzi, founder T Commodity, grazie per essere stato con noi, buon proseguimento, alla prossima occasione. Grazie, buon lavoro.